Ecco, no, si è voluta immediatamente distaccare. Detto, no, perché, no, aspetta, perché io ho detto quartiere popolare, lei subito. No, ma io chiedevo se tu eri una pigna secca, questo diciamo. Pigna, no, signore, no, che piede. No, lei è del Vomero, è dei quartieri alti, io ero quartiere basso. Vicino a Chiaia? No. Io più vicino verso Chiaia, sì. Non senta, proprio, maestro, abbiamo detto che lei ha cantato tantissime canzoni meravigliose. Sì. Una sera maggio arrivò quarta in quella edizione. Quarta, in quell'occasione arrivò quarta. È una delle mie canzoni preferite. Bene. Quindi le posso chiedere se me la fa sentire. Pianoforte c'è. Quale migliore occasione? Oh, mi mancava questa. Pianoforte. Il maestro non si sente. Andiamo. Vieni, Adri. Andiamo. È un viatico. Quale migliore occasione? Quale migliore occasione? E cantiamo una sera maggio. Qui ci sono. Spartiti. Passo davanti. Microfono. La tonalità. Grazie. Bella, anche bella. Allora, una sera e maggio. Allora, vado, eh? Allora, per Roberta, una sera e maggio. Quando si dice sì, tiene la mente. Non sa da favorire, lo farà amante. Dicesse sì, nasere magge, e mo che lo curata, e mo la sta. Grazie. Che meraviglia. Dedicata con il cuore. Qui in quell'anno. Maestro, è vero che in quell'anno hai vinto anche Sanremo con Corde della mia chitarra? Nello stesso anno, quando vinsi con mamma, che poi voglio dire una cosa, perché è un ricordo, posso dirlo? Come no? Ecco, il ricordo di mia madre, che quando io ho cantato Mamma a Bari, al Petruzzelli di Bari, vinsi questa canzone, mia mamma non vedeva bene, aveva delle difficoltà agli occhi e non poteva vedermi per televisione, c'era già la televisione, 1957. Allora io le premisi, io ti faccio operare e poi alla prossima puntata, quelle che capiteranno, lo so, ti vedrai che riuscirai anche a vedermi anche tu. Così andai a Sanremo, vinsi un corde della mia chitarra, dove lei mi vide e dice finalmente ti ho visto. Quanto eri bello. Ah, bellissimo. Maestro Gallo. Allora, volevo... Ah, sì. Concordo, scusami. Come faceva la corda della mia chitarra? Corda della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo. E voilà. Meraviglia. Maestro Gallo. Maestro Gallo. Scusami. Quando ancora io non ero maggiorenne, magari mi capitava di avere qualche cottarella, se mio padre mi vedeva triste, so che mi canticchiava sempre una canzone che diceva più o meno 16 anni non devi piangere mai. E poi diceva, questa la cantava il grande Nunzio Gallo. Ah, lo diceva questo, bene, no. Bene male. Allora, e questa è una canzone, dimmi. Sì, 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 mi dica. Questa è una canzone che ho venduto 1 milione di dischi nel 1961. No, perché io sento dire... Sento dire disco spesso d'oro, disco d'oro, disco d'argento, platino e cose come... Io ho venduto nel 61 1 milione di copie. E allora vogliamo guardare insieme proprio queste immagini che abbiamo trovato per lei? Ma come no, ci mancherebbe altro, un piacere. Non devi piangere mai così. Se io non devo amarti, aspetterò sul viso tuo la felicità. Oh,
parte che volevo dire che la stessa voce hai ancora oggi. Vabbè, con qualche anno in più. Comunque gli autori... Con molti anni in più. Poi dopo diremo una cosa, Tiberio, che dico, molti autori napoletani hanno scritto... canzoni non solo nel repertorio napoletano di Alessandro Bixio, anzi nel 32 esatto. Quella con film di Mario Camerini, Gli uomini che mascalzoni, la canzone doveva essere cantata, se non sbaglio Marcello, da un giovane attore quasi esordiente che poi con questa canzone invece entrerà nella leggenda. Ma bene, vogliamo ricordare qualche canzone, quelle non scritte in napoletano, per esempio quale potrebbe essere? Ma quelle napoletane, questa è una scritta in italiano ed sì, è mia, sì. Ecco. E io sono napoletano, esatto. Questa è già la prima, poi c'è sta Come pioveva, c'è come sta... Come pioveva, e partiamo. Allora, ti do l'accordo. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatale combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, col suo bianco cappellin, dolce gli occhi suoi di cielo, sempre mesto il suo visino. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta d'un ultimo piano, quando d'inverno al mio cuore si stringeva, come pioveva, come pioveva. Ma la carrellata continua con Parlami d'amore, Mariù. Ne abbiamo accennato prima, adesso la vogliamo sentire. Maestro, ce la faccia sentire. Questo. Quale migliore occasione? Quale migliore occasione? Vada. Ci siamo sbagliati con l'inizio, può succedere in diretta queste cose? Certo. Scusateci, la rifacciamo da capo. Io non me ne sono accorto perché avrei attaccato lo scritto. Nessun problema. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. Lucio, mi perdoni, dal 1948 a oggi sono passati tanti anni, tante canzoni. In assoluto rifarebbe tutto quello che ha fatto? Sì. E l'emozione più grande? Anche le pecche, tutto qua. Quali sono stati? Il momento più bello qual è stato? Il momento più bello è quando si vincono queste cose qua, i festival, o una gioia che dai alla madre, al padre, alla famiglia. Cioè, ci vogliamo sono fare un applauso, ragazzi, scusate. Si parla di famiglia, si parla di cose vere, di merito. Allora, volevo dire... Io capisco che loro, essendo così giovani, non conoscono questo tipo di canzoni. Invece queste sono canzoni che tutti voi dovrebbe conoscere comunque, imparatele. Allora, sai cosa, Nunzio? C'è una canzone invece che tutti conoscono, perché con Tiberio ce lo siamo detti prima, anche con Roberta Adriana, oggi La Maggiore,
è il tuo compleanno, Tiberio? Vai! Sì. E tu festeggi gli anni, allora vai! Tanti buoni a te, tanti auguri a te, e tanti auguri a Nunzio, tanti auguri a te! C'è anche un'altra canzone però che conoscono tutti, in tutto il mondo, a tutte le età, o no? La vogliamo dedicare allora a tutte le mamme del mondo? Sì, allora. Sì. La canzone allora, tutta è mamma. La canzone mamma. È mamma, quella che avete sentito prima. Ma noi la vogliamo sentire dal vivo. Ci mettiamo là tutti quanti. Sì. Certo che sì, piano piano. E concludiamo proprio con questo. Diamo il tempo ai nostri amici di prepararsi. Anche il pianoforte. Anche il pianoforte fa. Sono tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice vivere lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sussurra il mio cuore. Forse non sudano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Italiana, partenopea, una persona deliziosa, Nunzio Gallo, grazie per essere stato con noi. Grazie. Auguri.